Ho scelto di ricordare in questa occasione una figura indimenticabile nella storia delle donne, Matilde Serao, paladina di battaglie senza saperlo, una straordinaria donna, moglie, mamma, scrittrice, giornalista, prima redattrice italiana. Attraverso i suoi scritti ha cambiato l'immagine femminile. Nasce a Patrasso nel 1856 e si trasferisce nel 1861 con la sua famiglia a Napoli, dove il padre lavora come giornalista al Pungolo. Diplomata come maestra, cercò lavoro stabile e dopo aver superato un concorso venne assunta come telegrafista. È da questa esperienza, con occhi di grande letterata, che riesce a proiettare, attraverso i suoi primi racconti, tutta l'infelicità delle donne lavoratrici di un tempo, donne che venivano licenziate quando si sposavano o avevano figli e come garanzia per essere assunte nella pubblica amministrazione dovevano avere l'assenso del padre o marito o di un parente già reclutate negli uffici. Erano destinati a ruoli subalterni, come nelle lunghe file di telegrafista. Dal saggio Telegrafi di Stato cito alcuni significativi passi. Il sole d'inverno ora entrava in ufficio, nessuno levava la testa a guardare sui vetri la striscia sottile. Cominciavano la loro giornata di lavoro senza ridere, tutte occupate meccanicamente in quei primi apparecchi, curve sulle macchine, chi svitava il coltellino d'acciaio che imprimeva i segni, chi metteva un rotolo nuovo di carta, chi bagnava d'inchiostro con un pennello il cuscinetto girante, chi provava l'elasticità del tasto. Non erano nominate né con decreto regio né con decreto ministeriale, un semplice decreto del direttore generale, revocabile da un momento all'altro. Se le telegrafiste facevano cattiva prova, le poteva rimandare a casa tutte, senza avessero il diritto di lagnarsi. L'avvenire, quell'avvenire. Erano fuori pianta, non avevano da aspettare pensione, anzi, diceva il regolamento, che a 40 anni il governo le licenziava. Il governo le metteva sulla strada, vecchie, istupidite, senza fare altro, consumate nella salute e senza un soldo. Povere disgraziate le nostre telegrafiste, lavoravano ogni giorno, senza sosta, tante, tante ore, senza fare colazione, senza pranzare. Trasmettevano su telegrafi Yux e Morse, indossavano grembiuli neri, quanti messaggi hanno inviato. Matilde Serao guardava le questioni economico-sociali, aveva ragione. Le donne nell'amministrazione, pensate, guadagnavano 3 lire al giorno ed erano scelte perché erano sottopagate. Eseguivano turni massacranti. Criticava un'idea di uguaglianza che fosse solo di facciata. In una società con una struttura sociale patriarcale era doveroso lottare per assicurare loro il sacrosanto diritto di vivere dignitosamente. Era doveroso lottare per ottenere i mezzi per esercitarlo. Introdotta dal padre nel mondo del giornalismo, lasciò il lavoro di telegrafista per dedicarsi alla passione della scrittura, di articoli e novelle per diversi giornali locali. La Serao presentò l'universo femminile con incisività. Con lo pseudonimo di Tuffolina per il giornale di Napoli, scrisse e pubblicò una prima novella su Corriere del Mattino a soli 22 anni. Su Corriere di Roma, del 25 giugno 1886, con la sua arguta penna stese un articolo dal titolo «Come muoiono le maestre», in cui denunciava le misere condizioni in cui le insegnanti erano costrette a vivere e a lavorare e dava visibilità al caso di una giovane maestra che si era buttata dal campanile della chiesa per disperazione. Era determinata, la nostra Matilda, d'indole coraggiosa, personaggio di sconvolgente modernità, raggiunse ambiziosi traguardi professionali, affermandosi sia in ambienti maschili per quel tempo con il suo giornalismo, sia nei salotti aristocratici. Edith Wharton, scrittrice e poetessa statunitense, appaiono stridenti l'abbigliamento e l'accento francese di Matilde Serao e assurdo la sua presenza nel salotto di Lois de Fitzjames, ma tutto poi cambia, ogni dubbio scompare, quando iniziava a parlare la raffinata dama aristocratica che si inchina di fronte all'italiana, sgraziata e goffa, telegrafista, figlia del giornalista tuttofare, dalla vita affannosamente trascorsa sul filo della miseria, dice Edith Wharton.
La sua grande cultura ed intelligenza venivano apprezzate da tutti. Testimone del suo tempo, profonda conoscitrice delle mode e degli stili di vita dell'alta società, ma anche e soprattutto delle pene e delle speranze delle classi povere che emergono nei suoi racconti attraverso un'acuta indagine sociale. Nel suo romanzo Il ventre di Napoli scrive così: «Voi non lo conoscevate, onorevole De Pretis, il ventre di Napoli. Avevate torto, poiché voi siete il governo e il governo deve sapere tutto. Quest'altra parte, questo ventre di Napoli, se non lo conosce il governo, chi lo deve conoscere? Esso non servono a dirvi tutto, a che sono buoni tutti questi impiegati, alti e bassi? A che questo immenso ingranaggio burocratico che ci costa tanto?» Matilde Serao sottolinea l'incipit e l'incapacità della politica di fronte alle questioni urgenti di una buona parte della popolazione napoletana, ridotta in condizioni di estrema povertà, al limite della sopravvivenza ed analfabeta. Prima giornalista insieme al marito Edoardo Scarfoglio, nel giornale Il Mattino, che fondano nel 1892, e prima redattrice italiana di un proprio quotidiano, Il Giorno, nel 1904 scrive: «Giornale è tutta la storia di una società, e come la vita stessa, di cui è la immagine, ha in sé il potere di tutto il bene e di tutto il male. Il giornalista è l'apostolo del bene, il giornale è la più nobile forma del pensiero umano, l'avvenire è del giornale». Una donna avanguardista, una delle donne candidate nel 1917 al premio Nobel per la letteratura, che non ottenne perché contro la guerra, una donna che sfidò Mussolini. La Serao lasciate i posti di un'impronta indelebile, il primo passo. Nel tempo la sua letteratura incontra il diritto. Nasce il diritto delle donne al voto, il diritto al divorzio, tante, tantissime norme, fino ad arrivare ad oggi, a ciò che chiamiamo parità di genere, in nome dei principi e del rispetto della dignità umana. Ma il cammino ancora non è concluso.